primati. Guinness dei primati che premia due baristi che lavorano al centro di Milano, uno è di Nuoro, l'altro invece è ecuadoregno, perché li premia perché sono riusciti, ed ecco il Guinness, a preparare un caffè ogni 6 secondi, vuol dire 623 tazzine di caffè in un'ora, altro che espresso. Riuscire a preparare uno splendido espresso in 6 secondi per un totale di 623 caffè in un'ora, ci sono riusciti due barman che lavorano qui nel centro di Milano. Eccolo Gianni Cocco, 28 anni, barman nuorese, è lui l'uomo del record. Abbiamo vinto il Guinness World Record di due espressi, cioè di due espressi, il maggior numero di espressi fatti in un'ora. Adesso sono molte. Insieme al suo collega, l'ecuadoregno Danilo Torres, 25 anni, è riuscito ad entrare nel Guinness dei primati per una sfida tutta nuova. Quest'idea ci è venuta giocando a me e al mio collega Danilo. A convalidare il risultato un giudice del Guinness World Record. Secondo il regolamento fissato dall'organismo londinese, le tazzine dovevano essere almeno 300 e presentate alla perfezione. Come spiega il mitico barman Gianni, ancora emozionatissimo. Siamo riusciti a batterlo, a doppiarlo, diciamo, arrivare a 600 caffè. Per prepararsi alla prova, i due baristi che lavorano in due bar diversi nel centro di Milano si sono sottoposti ad allenamenti tre volte alla settimana, con 350 prove tecniche sulle macchine. Un vero successo, perché i caffè non sono solo veloci, ma anche buonissimi. Si sbaglia anche la parola, se dire vorrei un caffè espresso, un caffè è già espresso. Allora,